Radio Radicale, siamo con Walter Verini dopo il voto della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulla proposta di legge Costa. Oggi è stato votato in Commissione Giustizia un emendamento soppressivo presentato dal Movimento 5 Stelle su cui si è compattata tutta la maggioranza e sul quale ha votato anche la Presidente della Commissione Giustizia, l'Onorevole Businarolo del Movimento 5 Stelle. Allora, comandata, c'è stata qualche scoria polemica su questa proposta di legge? Beh, sì, la polemica c'è stata, però diciamo che è stato un fatto importante perché c'è stato un accordo raggiunto in seno alla maggioranza che prevede... Escluso l'Italia Viva? Sì, cioè, l'Italia Viva si è sfilata. C'è stata una riunione dal Presidente del Consiglio Conte la scorsa settimana e lì è stato raggiunto un accordo per portare nero su bianco al più presto in Consiglio dei Ministri una riforma del processo penale, dentro la quale ci saranno anche proposte concrete per tempi certi e ragionevoli dei processi. Oltre questo c'è stato un impegno e un accordo raggiunto per modificare, sia pure in parte, anche la legge sulla prescrizione. Ma lei mi insegna, nel momento in cui si riuscirà a dare tempi certi e ragionevoli ai processi, che magari dureranno 4-5 anni e non più 15 o anche di più, è evidente che anche il tema prescrizione assume un significato diverso. Ciò nonostante abbiamo chiesto e ottenuto che si lavorasse anche per cambiare e faremo anche quello. Ora, mentre invece di incoraggiare questo accordo che andrà comunque in aula, io mi auguro, scrivendo una pagina nuova sui temi della giustizia, Italia Viva si è voluta differenziare incomprensibilmente, votando con la destra di Salvini. È un comportamento ambiguo, sbagliato. Non si può andare a rimorchio della destra di Salvini. Dunque, allora, tra 2 settimane il provvedimento arriva in aula vuoto. Oh, che succede a quel punto? Temete qualche imboscata a quel punto? No, non credo che siano imboscate, anche perché c'è un dibattito d'aula aperto, libero e alla luce del sole. Ci sarà qualche possibilità di qualche voto segreto? Non ho la minima idea, ma io non su queste questioni politiche, francamente, i trucchetti e le manovrette d'aula le lascio a chi le pensa e non siamo certamente noi. Quello che invece io voglio dire è che da lì a quel giorno noi ci auguriamo che il governo abbia lavorato e presentato una riforma del processo penale dentro cui ci siano anche tempi certi, rapidi e ragionevoli dei processi, che francamente possa vedere impegnato il Parlamento, ma su queste cose, non sui trucchetti, le furbizie, i trabocchetti per creare problemi alla maggioranza. La proposta di legge Orlando? La proposta di legge Orlando è la proposta di legge del PD, firmata da Bazzoli, da Orlando, è lì. Noi, come lo stesso Orlando disse, noi la presentiamo, ma non la vorremmo utilizzare, perché significa, in quel caso, che il governo avrà lavorato e avrà camminato lungo quella riforma del processo penale. Se questo non accadrà, ma accadrà, la nostra proposta farà un suo iter rapido, trasparente, ma senza trucchi, senza usare le proposte di legge per mettere cunei nella maggioranza. Ed è grave che qualcuno della maggioranza, più o meno consapevolmente, si sia prestato a questo. Ci sarà qualche imboscata sul decreto mille proroghe su questo? Guardi, io non so, le imboscate sono termini che nella mia idea della politica... Un'imboscata parlamentare, questo sì. È un termine corrente che è stato utilizzato tante volte. Sì, però io sì, no, lo capisco, però io le battaglie, anche quelle parlamentari, anche quelle dure di opposizione, mi è capitato anche di fare l'opposizione al governo Berlusconi, quando per esempio Costa, che oggi fa il paladino del garantismo, governava con la Lega e bocciava tutte, e anzi o approvava lui in maggioranza le riforme sulla giustizia dei governi Berlusconi. Ecco, quindi io uso il termine battaglie parlamentari, le imboscate le lascio ad altri. Adesso che diciamo c'è una piccola frattura nella maggioranza, avrà conseguenze sul lavoro che state facendo complessivamente? Guardi, l'unica cosa che le posso dire è che fratture, francamente, su questo episodio non credo, però c'è una cosa: se c'è stata e c'è una forza che sui temi decisivi ha cercato
con coerenza di tenere responsabilità e di garantire discontinuità rispetto anche al governo precedente a Trazione e Salvini è stato il Partito Democratico. Trucchetti, furbizie, imboscate, agguati non portano bene a nessuno e tantomeno all'Italia. Sì. Vuole dire qualcosa sul voto della Businarolo? L'ultima. Ma guardi, quello lì è stata una conseguenza che ha dei precedenti su un tema, una conseguenza del fatto che una forza della maggioranza, che pure poteva anche distinguersi, ha aggiunto i suoi voti e quindi io credo che abbia fatto bene a garantire la volontà della maggioranza, perché di questo si trattava, quando una forza della maggioranza avrebbe potuto astenersi, votare uscendo dall'aula, cioè, avrebbe potuto differenziarsi ma senza mettere in discussione una scelta della maggioranza. Quindi credo che alla fine sia stata fisiologica la sua scelta. Bene, grazie come sempre a Walter Verini.